Allora, devo ringraziare questa associazione, la Pagus, che ci ha permesso di dotare i ragazzi dell'Alta Valle di questo mezzo che permetterà loro degli spostamenti. Avendo noi una valle composta da 38 comuni, con due diversi modi di gestione del sociale, abbiamo fatto un accordo affinché anche nella bassa valle venga fatto lo stesso identico intervento. Spero a breve di poter consegnare anche il mezzo nella bassa valle. Ringrazio comunque la comunità montana nella persona del presidente e il presidente della ditta Pagus. Orgoglioso di essere presidente di una valle che dimostra di avere un cuore enorme, orgoglioso di vedere che c'è molta gente che sa donare anche in momenti non proprio felici, orgoglioso di sapere che la gente crede nelle iniziative firmate con Comunità Montana, Servizi Sociali e Assessore Poli. Grazie. Buongiorno, sono Stefano Pedrocchi, presidente della cooperativa sociale Sottosopra. Siamo qui presso la sede della Comunità Montana dove è stato consegnato un doblò attrezzato per il trasporto disabile che la Comunità Montana poi ha girato alla nostra organizzazione. È un mezzo che viene veramente a darci una mano nella gestione dei servizi e verrà utilizzato sui due principali servizi per disabili di questo territorio, che sono il centro diurno disabili di Piario e lo Spaci S di Clusone. Complessivamente i due servizi accolgono oltre 40 persone con disabilità, per cui molte attività vengono realizzate sul territorio. Avere a disposizione un mezzo aggiuntivo aiuterà i servizi a fare un'attività più qualificata e a raggiungere maggiormente i nostri obiettivi, per cui colgo l'occasione per ringraziare la Comunità Montana, la società e tutti gli sponsor che hanno contribuito all'acquisto del mezzo. Grazie a tutti.